Ciao a tutti, oggi sono venuto alla Siome, che è a Malnate, in provincia di Varese, e questa era una ditta che produceva macchinari per la produzione di cemento e di materiali refrattari. E adesso l'esploriamo tutta assieme. Oh yeah! Questo qui è uno dei capannoni, ma prima di girare i capannoni c'è quella che era la villa, che non so se era la villa padronale o la villa del custode, comunque è la villa, che è quella lì, e adesso ci entriamo. Eccomi all'interno. E qui c'è tantissima legna accatastata. Vabbè, iniziamo a vedere un po' di stanze. Questa, per esempio, è già chiusa. E qui mi sa che è tutto chiuso, che hanno chiuso in modo da non far salire e scendere. Infatti, vedo che c'è questa stanza con il pavimento sfondato, là in fondo dei bagni. Ma davvero qui è stato chiuso, perché sapevo che una volta si poteva salire, o magari di qua, ma no, sono state tolte addirittura le maniglie, quindi di qui proprio non si entra. E allora della villa non possiamo vedere niente, purtroppo, perché è stata messa in sicurezza. E quindi vediamo la fabbrica. Purtroppo nella villa non si entra più. E allora si va nella ditta vera e propria. Eccomi qui nel primo capannone, quello di prima. E vi dico subito che la Siome si trova nel luogo dove più di 2 secoli fa c'era il mulino dei ratti, che era uno dei tanti mulini che sorgevano lungo il corso del fiume Olona. Oltre ai mulini c'erano anche le prime tessiture, che diedero il nome a Folla, che è la frazione di Malnate in cui erano situate le tessiture. E il nome della frazione deriva da follatura, che è l'operazione di fissaggio dei tessuti di lana. Qui vedo che c'è una scala e si dovrebbe riuscire a salire. Quindi vediamo. Allora, di qui ci sono dei bagnetti, però qui è tutto lucchettato. Qui c'è una porta che è stata fissata in qualche modo, ma questa non è una cosa in sicurezza. Qui è qualcuno che se l'è chiusa lui, e infatti chi accumula tutta questa legna probabilmente è qualcuno che vive qui abusivamente. Comunque qui la scala permette di salire. Qui c'è un piccolo lavatoio e qui c'è il piano di sopra di questo capannone. Nel 1928 il mulino venne acquistato dalla famiglia svizzera Schocher, che lo trasformò in cotonificio e aprì altri 2 stabilimenti, uno a Besozzo e l'altro a Gavirate, sempre qui, provincia di Varese. Il cotonificio degli Schocher restò attivo fino al 1881, quando la proprietà passò alla filatura Introini di Busto Arsizio. Certo che già questo capannone è bello grosso. Alla fine del XIX secolo la struttura venne convertita per ospitare delle industrie meccaniche al posto del cotonificio. E qui? Questi sono degli stampi di non so che cosa. Però sono tutti stampi questi. Stampi di pezzi che venivano prodotti qua. Ognuno con il suo numero di serie. Qui ci sarebbe il passaggio che
continua dall'altra parte, ma meglio evitare visto che è di legno totalmente marcio. Comunque dal 1901 al 1919 lo stabilimento fu occupato dalle officine Galli e in seguito dalle officine meccaniche Luigi Conti, che costruirono nuovi edifici, alcuni dei quali proprio sul fiume Rona, che venne incanalato in un percorso sotterraneo per aumentare la potenza dell'acqua e collegarono il complesso anche alla ferrovia della Valmorea, vabbè, quella che comunque andava dalla Svizzera fino a Castellanza, che adesso non esiste più. Ma qui vediamo cosa c'è, un argano, un montacarichi con tanto gancio. Comunque questo è un capannone isolato, probabilmente questo era proprio uno dei capannoni più vecchi, infatti figuriamoci, con il pavimento, con le piastrelle colorate, cosa che adesso no, non esisterebbe più. E qui si vedono un po' i tetti con altri capannoni lì avanti, e questa qui era la villa dove non si può più entrare, anche se è tutto sfondato, ma magari da sopra vedo che lì c'è una balconata, vediamo. Ah no, ma è tutto chiuso, hanno chiuso proprio tutti gli accessi. Va bene, allora faccio qualche foto qua in questo capannone e poi vediamo il resto. Prima di vedere il resto, ho notato che qui ci sono delle aperture, vediamo cosa sono. Questo niente, questo è solo un sottotetto buio e bassissimo, quindi è inutile entrarci. E di qua invece ho visto che c'è una porta. Infatti questa c'è, una porta. Ah, questo era il bagno con la turca, pisciatoio e probabilmente di cui altri, un altro bagno comunque. E di qui sotto ci sono altri capannoni, quindi sì sì, finisco di fare un paio di foto qua e torno giù da basso. Oh yeah. Ecco, stavo scendendo e ho visto che qui il soffitto è proprio antico antico antico, eccolo qua, fatto con le canne come già abbiamo visto in tanti posti ottocenteschi, e questa deve essere proprio la parte antica dove c'era la villa e questa era la fabbrica originale, e poi sono state fatte tutte le altre aggiunte che adesso andiamo a vedere. Scendendo di nuovo di sotto, però beh, la struttura è tutto marcio, i muri sono marci, però è stabile, sono marci gli intonaci, ma il resto è sano. Eccomi di nuovo da basso, prima ero lì in alto. Comunque negli anni 70 le officine Conti cedettero la proprietà alla Siome, che era l'azienda che, come vi ho detto, produceva macchinari di grandi dimensioni per la lavorazione del cemento e di materiali refrattari. Però la Siome fallì nel 1992 e da allora l'intera struttura è rimasta abbandonata. Qui c'è questo stanzino che non è nulla, proprio uno stanzino, magari un ripostiglio, un deposito, non so. Comunque, al momento del fallimento, siccome molti edifici contenevano materiali nocivi, dannosi per l'ambiente e soprattutto per il fiume che passa qua sotto, allora il comune aveva fatto una bonifica, ma poi non è stato fatto più niente. Sono state fatte durante gli anni tante proposte per
riattivare, riutilizzare questo posto, ma non è andato mai in porto niente a causa delle incomprensioni tra il comune e la proprietà. Questo sembra proprio un camino, due camini con i tubi collettori per delle stufe esterne. Comunque qui c'erano dei gran macchinari. Wow, grandi grandi, che stavano qui sotto. Ecco, questo era il capannone che vedevo di là e questi qui sono i bagni. Però di qui evito di passare perché ci sono tutti i buchi e invece giro di qua che è più comodo e soprattutto meno pericoloso perché ci sono tutti questi buchi dove c'erano macchinari su macchinari. Qui addirittura questo pieno d'acqua. Sì, comunque anche qui è questo capannone è proprio mezzo marcio. Però è interessante sapere la storia di questo posto che è una delle varie ditte, delle tante ditte che hanno dato lavoro per un paio di secoli agli abitanti della zona. Quindi la sua importanza ce l'ha avuta. Ecco, di qui c'è corridoio allagato. Di qui, bello, grosso murale. Di qui sono tutti corridoi allagati questi. Capannoni, dove qui addirittura è stato recintato, ma mica troppo, perché qui sotto è dove passa l'Olona. Infatti, il profumo non è che sia dei migliori. Ecco, questo qui è l'Olona che passa all'interno della fabbrica, era stato fatto passare di qua appunto per sfruttare la potenza dell'acqua, ma voi immaginatevi quando il fiume è in piena qua, cosa succede? Sfonda tutto, porta via tutto. Infatti questi qui sono tutti legni, tutto materiale portato qui dalla corrente che è rimasto incastrato, qualcuno l'ha accumulato, l'ha catastato, però ecco, io mi tolgo anche di mezzo perché è tutto abbastanza pericolante. Adesso, per vedere il resto della fabbrica, bisogna girare dal corridoio di fianco a questo. Sperando che il pavimento tenga, dovrebbe, però, siccome è molto allagato, vabbè che il fiume è più avanti, quindi qui non dovrebbe essere allagamento che viene da sotto, questo è allagamento che viene da sopra, anche se il pavimento è molto imbarcato. E qui un altro capannone con tutte le coperture. Quella è lana di roccia, non è che siano state fatte queste grandi bonifiche. È stato tolto. Sono stati tolti magari materiali a terra, anche se qui è tutto uno strato di fanghiglia non bella. E vedo che qui è il regno di quelli che i graffitari che vengono a fare murales. E vedo che certi sono fatti anche bene. Sì. Quindi adesso avanti per di qua, che c'è. Qui ecco. Qui sì che ci passa sotto il fiume e qui è proprio dove passa il fiume e vedete qui com'è paciugoso qua, addirittura il muschio che cresce sopra, quindi qui è meglio evitare di passare perché potrebbe essere instabile e quindi ripasso da questo capannone dal corridoio che sembrava un po' più stabile. Comunque qui sotto c'è sotto i piedi un paciugo che davvero si rischia di restare appiccicati, non si scivola neanche, è tutto appiccicoso, quindi non so che bonifica abbiano fatto, perché
Esatto, qui lì sotto c'è il fiume e questa è la parte sopra il fiume. Vedete l'umidità cosa fa? Qui resti di cabine elettriche bruciati. E di qui si va nel capannone più grande. Questo è grosso. È uguale all'altro, però lungo il doppio. È immenso, immenso. Di qui c'è, esatto, di qui è dove ero prima, il corridoio con il corridoio dove passa il fiume, che è stato chiuso, ma mica troppo. Vedo murales un po' da tutte le parti e qui vedo per terra i resti di binari. Probabilmente qui era dove passavano i treni, perché appunto i treni entravano dentro e qui facevano lo scarto e qui c'era l'uscita con questo portone gigante. Allora, qui c'è una scala che sale e va al piano di sopra. Questo cabanone è proprio uguale uguale all'altro, vediamo però perché è talmente grande che orientarsi non è facile. Altro capannone. Allora, prima vediamo tutto questo, già che ci sono, anche se non penso che ci sia troppo da vedere, è solo un capannone gigante con tanti murales attorno. Ah, però di là va avanti, vediamo, vediamo. Ci sono delle rientranze, degli stanzini. Io sono venuto da lì, da quel corridoio, e di qua, e questo qui probabilmente era il gabbiotto del capo reparto. Mamma mia, che fango che c'è qui sotto. Terrore. Sì, è il gabbiotto del capo reparto con l'ingresso anche dall'esterno. Dall'esterno, che era dall'altro capannone. Oh, tutto scivoloso, e fortuna che ho le scarpe antiscivolo. Mamma mia. Qui c'è quello che era un bagnetto. Certo che è stato sfasciato tutto. È stato sfasciato tutto ed è la bonifica di cui ho letto sui giornali per informarmi. Non c'è segno, non c'è traccia. Ah, e questo qui è il capannone, quello di dove passa sotto il fiume. Sì. Con tutto il fango, ecco, il fiume passa proprio qui sotto, infatti si sente anche il rumore. E questo? Non so cosa fosse sta cosa. Qui una salita. E probabilmente erano altri bagni, infatti. Infatti, bagni. Bagni. Capannone. È interessante come architettura questo posto, perché è roba che è stata costruita un paio di secoli fa. Qui c'erano macchinari su macchinari. E lì c'è una salitina, un rialzo che mi permette probabilmente di vedere fuori il fiume. Vediamo. Una salitina. In realtà è un ammasso di mattoni e macerie accumulati qua. Eccolo lì il fiume. Per passare devo fare così, il fiume, eccolo, che passa proprio sotto alla ditta. Qui sono arrivato in fondo al capannone, ma attenzione, c'è una scala per salire.
E essendo di metallo dovrebbe, sì, bella stabile. È stabile, è stabile. E allora salgo anche qua. E qui sono al piano di sopra, dove non c'è niente. Cioè, ci sono queste scale che portano di sopra, ma sopra servono solo per aprire le finestre. Qui invece, essendo tutto di metallo, si dovrebbe passare tranquillamente. Infatti, come vedete, è proprio immenso questo capannone. Qui c'era qualcosa per carico e scarico merci, un montacarichi probabilmente. E di qui si vede quello che è l'ultimo capannone, dove poi andremo, ma intanto faccio il giro completo di questo, che per forza ormai sono sopra. Tanti murales, ma anche se alcuni erano belli, sono stati rovinati proprio dall'umidità, perché come ho detto la struttura è intera, ma sta marcendo, è tutto, tutti gli intonaci che saltano via. E immaginate questa ditta quando era attiva, come quanta gente ci lavorava. Adesso non so quanti dipendenti ci lavorassero, perché non ho trovato proprio informazioni su questo, però grossa com'era mi sa che ci lavoravano in tanti. E qui c'era il passaggio dall'altra parte, dove probabilmente c'era qualche montacarichi, anche perché questa pedana era quella laterale ad angolo per appunto carico e scarico merci. Eccola qua, è grande. Ma grande, grande. Di qui un'altra scala per salire, ma ci sono solo le finestre da manovrare, da aprire e chiudere. E qui un altro passaggio dove ci sarà stato qualche montacarichi, sicuro, perché sennò non si vede l'utilità di questi buchi. E di qui c'è una rientranza che probabilmente è come quella, uno spazio infatti corrispondente al piano di sotto. Qui, cavolo, cresce sulla boscaglia, su sto pavimento, dall'umido che c'è. E lì vedo per terra, ecco, questo non ci avevo fatto caso da sotto, ma lì c'è un ammasso di materiale che, quella sarebbe la bonifica che hanno fatto. Hanno lasciato tutto il materiale lì così. E questi dovevano essere tutti stampi. Eh sì, erano tutti stampi questi. Stampi tutti, ognuno con su il suo nome, Siome 1917, Siome 1918, che saranno i vari modelli di prodotto che fabbricavano. Tutto sbattuto qui, ammassato. Niente, allora anche questo capannone ho finito di vederlo, faccio qualche foto e poi vado avanti. Oh yeah. Ecco, prima di tornare giù vi faccio vedere una cosa. Giù
Avete visto che c'era una montagna di detriti, di roba lasciata lì così. Qui, questo tetto qui, questa tettoia fuori, è tutta amianto. Quindi in pratica non è stata fatta nessuna bonifica. L'amianto è stato lasciato dov'era. La spazzatura è stata lasciata dov'era. Lì vedo altre montagne di detriti, ma da tutte le parti. Anche là sotto, qui sotto è proprio, sto capannone è proprio uno schifo. E in pratica non hanno fatto nessuna bonifica. Però vedo un murale fatto bene, anche se il soggetto non so chi sia. Però, yeah. E torno giù. Eccomi di nuovo da basso, nel capannone gigante. E ho visto che di qui ci si esce, c'è il cancello mezzo sfondato sotto alla tettoia di amianto. E qui, uscendo, ci dovrebbe essere, eccola qua. Oh, qui c'era una volta l'insegna con scritto Siome. Ormai è tutto cancellato, distrutto, venuto giù. Wow. Ma continuo il giro all'interno. Oh, qui per terra è tutto fango, palta. Rientrando dentro, qui sono tutti buchi, scavi dove c'erano macchinari. E qui notate le montagne di detriti lasciati qui. Questa sarebbe la gran bonifica che è stata fatta, più tutto il pavimento, che anche questo sembra tutto più che fango, un cemento fangoso perché c'è l'acqua, ma non è una bella cosa. Vediamo, di qui si va avanti. Sì. Negli ultimi capannoni. Oh, bello questo. Dei murales fatti bene sono rimasti. Anzi, mi sa che di qui è il capannone dei murales. Sì, sembra proprio di sì. E questo è più nuovo, ecco, questo è uno degli ultimi ampliamenti, si vede proprio la differenza di tetto, di materiali. Questo qui probabilmente è in cemento armato, mentre il resto era tutto in mattoni. Vediamo un po'. Sì, comunque è proprio solo un capannone con qualche murale che potrebbe essere interessante, ma nulla di più. Pensavo meglio, sì, no, ci sarebbero i murales, ma sono proprio scrostati via dall'umidità, quindi peccato. Anche chi si era sprecato per abbellire un po' questo rottamaio sta vedendo i suoi lavori finire male. Tequila Sunrise. Oh, di qui questi sono tutti altri stampi di legno bruciati dal calore, vuol dire che dentro ci colavano qualcosa, non so cosa però. E questa era una pesa, la pesa per i materiali. Eccola qua. E sì, infatti qui c'era il binario, le rotaie che ormai sono tutte coperte dai detriti. Comunque c'era la rotaia che portava qui la merce e qui la pesavano, infatti si vedono ancora i segni. Finiva qui la pesa. Questa riga qui che sto illuminando era quella, la base della pesa. Sì. E queste sono anche tutti i capannoni più piccoli di qua. Quello grosso era quello di dove sono salito prima. Però ecco, vedete per terra è tutto un fango unico. Qui non è stata fatta proprio nessuna bonifica.
Altro che il comune si è impegnato. Qui scritte basta. Una faccia così. Ma è di qui? Questo probabilmente era per scambiare materiali da un capannone all'altro senza dover ogni volta aprire il cancello. Però non facevano prima lasciare il cancello aperto, basta. E questo è l'ultimo capannone, che ormai è tutto crollato e per terra è proprio fango grave. E ormai qui c'è proprio il tetto sfondato, però ci sono alcuni murales fatti bene, tipo questo. Là fuori si doveva uscire, ci sono delle uscite, ma vedo che sono tutte chiuse. Allora, un attimo che, cavolo, qui si scivola proprio, sono sul fango, mamma mia. Che cosa orrenda. E questo sarebbe il posto bonificato. No, non si esce. Forse di là in fondo c'è una porta, un portone dove si potrebbe uscire, perché fuori ci sono i resti anche della cabina elettrica. Eccola là fuori. Anche se sicuramente non sarà accessibile, però almeno dare un'occhiata per fare una foto. Vediamo. No, mi sa che da qui non si esce. Di qui non si esce. Però vedo che di là c'è un portone aperto, magari facendo il giro all'esterno. Proviamo. Oh yeah. Eccomi uscito all'aperto. Ecco, qui c'è ancora il marchio Xiaomi, l'insegna gigante. Comunque, di qui si riesce a passare all'esterno. E lì c'è quello che resta della cabina elettrica. Vediamo se si riesce. No, mi sa che non si riesce a entrare, perché vedo già che c'è la scala d'ingresso che è stata tirata giù. Quindi non è una bella cosa. Che scempio qua. Questi erano tutti gli armadi dei contatori. E magari dentro c'è qualcosa ancora. Vedo che qui c'è un bancale che fa da scala. Eccomi entrato all'interno della cabina elettrica, ma ormai non resta più niente. Questo motore, un argano e basta. Il resto è stato smantellato tutto. E infatti avete visto che ci sono i rottami qui fuori, sbattuti lì così. Che scempio. Vabbè, faccio qualche foto e poi direi che l'esplorazione si può dire conclusa. Bene, abbiamo visto insieme tutta questa ditta, tranne la villa che, come avete visto, è stata messa in sicurezza. Spero che l'esplorazione vi sia risultata interessante. Voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi e attivate le notifiche così sapete sempre quando escono nuovi video, e mettete anche un like sotto a questo video. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex and Mystery e Escursioni e Viaggi in Kayak. Guardate la mia pagina sempre su Facebook Two Speed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali. E io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!